hanno trovato nessun riscontro? Non mi stanno dando riscontro, perciò non ci sarà modo di vedere il signor ministro in giornata. Allora, purtroppo è quello che io... Pubblici ufficiali? Sì. Pubblici ufficiali? Allora, c'è una convocazione ad udienza dal popolo, per una sentenza del popolo, che sapete benissimo che è scritta dietro a tutti i tribunali, in nome del popolo non fanno più niente, il popolo agisce di sua spontanea volontà. Mi deve fare una cortesia a questo punto. Adesso qui noi lo solleviamo dall'incarico e voi come pubblici ufficiali lo sollevate dall'incarico. Io non ho questo potere di sorpassare. Ce l'ha, glielo sta dando il popolo. In questo momento glielo sta dando il popolo. Con tanto di ordine di arresto internazionale. Sa bene che io, quando pubblico ufficiale, rispondo alla mia amministrazione. C'è un'amministrazione istituita dalle istituzioni costituzionali, quindi le forze dell'ordine, le forze armate. Lei ha compreso che non è una repubblica ma è un'azienda di diritto privato? Lei sta dicendo che lavora per un'azienda di diritto privato? Purtroppo è una convinzione che... Attenzione, no, non è discutibile, scusi. Stiamo parlando di depositi, non di... Sono stato arruolato, sono all'interno di un'amministrazione che fa parte delle forze dell'ordine che sono previste dalla Costituzione italiana. Quindi non è un'amministrazione privata, sì. Non è un'azienda. Io le sto dicendo che è un'azienda privata, glielo stiamo dicendo con le prove. Adesso lei da pubblico ufficiale non deve indagare su una cosa del genere. Quindi come pubblico ufficiale davanti a pubblici ufficiali sta dicendo che non stai seguendo il suo compito, il suo lavoro, quello per cui è pagato, giusto? Purtroppo non ho nessun potere di sollevare nessuno. Glielo sta dando il popolo. Il problema è che io non ho nessun vincolo con il popolo, io personalmente. Quindi... è questo il problema. Che voi avete il giuramento a chi lo fate? Alla Repubblica Italiana. Ah, quindi alla corporazione di diritto privato? Non è. Con un C. Sì, che lo è. È scritto alla SE. Come no? Scusi, come non lo è? Guardi, che manco tanto difficile dimostrarglielo. Registro pubblico. Guarda, io vado direttamente come Italy Republic of. Glielo sto facendo davanti, Security Exchange Commission. Apri, grazie. Adesso dovrà confutare. Adesso me lo deve confutare. Davanti a pubblici ufficiali gli abbiamo fatto un piccolo affidabile. Può registrare? Vabbè. Basta, anche lei dovrebbe guardare, perché forse lo sa già, vero? No, allora, lui lo sa già. La questione è che purtroppo non posso fare di più di questo. Abbiamo fatto una domanda se può confutare quello che gli abbiamo fatto vedere. Ma non so che cos'è. Come? Allora qui è firmata questa, ve la descrive l'azienda Italy Republic of con tutto, la bandiera sta dentro la Italy Republic of, dentro la SEC, la bandiera sta dentro la SEC, così come le vostre forze dell'ordine. Volete vedere che sono aziende le vostre? Sì. Avete un Jones number, questo è confermato. Andiamo a fare davanti a loro, no? E poi loro hanno avuto la sfida da confutare da parte del popolo e non hanno mai risposto. Perché? Se loro dicono che questo è falso, non è vero, lo confutano. Perché non l'hanno confutato? Silenzio assente, passato. Forse stiamo dicendo la verità. Perché lì ci sono le prove, davanti alle prove non si può mentire. Assolutamente. E la menzogna in qualsiasi legislazione è punita, qualsiasi, anche quella italiana, no? Giusto. Quindi in onore dovrebbe anche rispondere, se sa che la Repubblica Italiana è scritta all'interno della SEC, l'abbiamo dimostrato. Stiamo richiamando l'onore in questo momento. Se lei in onore. Sul sito trovate tutto comunque, anche tutti gli archivi di tutti i documenti. Cerchiamo la questura prima? Cerchiamo la questura prima. Poi la finanza. Lei della finanza, sì. Giusto? Allora, se la sua forza dell'ordine è della finanza, allora c'è un problema. Cioè, e qui dentro c'è un problema, giusto? Lei lavora per un'azienda, giusto? No, lavoro per un'amministrazione pubblica. Perfetto. Pseudo pubblica. È nella SEC.
glielo dimostriamo subito. Sì, però c'è una legge istitutiva. Quale? Ci sono tutte le leggi. Anche le aziende hanno delle leggi istitutive. No. Sì, sì. Sono degli statuti privati. Interni. Esatto, come la Costituzione italiana. Scusa, mi aiuti a cercarlo, tu che sei più veloce. Vado col mio. Vai. Eccolo. Questo qua fa tutto uno studio di avvocati, quindi l'abbiamo approfondito molto bene. Ah, sì, lo puoi dire forte. Rifacciamoci all'articolo delle loro leggi, che quando uno Stato non riconosce un popolo autodeterminato, automaticamente perde la sua sovranità. Quindi il ministro fa... Polizia. Se fosse in onore... Dipartimento di Polizia di Stato, scuola allievi, agenti di Polizia di Stato, Dipartimento Polizia di Stato, Autocentro Polizia di Stato Messina, Centro Addestramento Polizia di Modena, Fondo di Assistenza del Personale della Polizia di Stato, tutte aziende. Ah, andiamo di cose poi. Sì, che gestisce con il denaro. Certo, quindi... ma non è un'azienda, no, è amministrazione pubblica, mi ha detto. No, e allora... fondo di assistenza? Sì, ma gli allievi sottufficiali, mi scusi, quello pure dovrebbe essere un'azienda? Sì, San Vitale. I comandi legione, sono tutto il ciclo. Andiamo con la Guardia di Finanza. Eccolo qua. Comando generale della Guardia di Finanza. Quello non me lo ricordo. Come la mettiamo sta cosa? Può andare, può scorrere, ci sono anche tutti i centri vari eventuali. Questo è il DUNS number, vuol dire che è un'azienda. Può computare, ha un codice fiscale chiaramente, perché gestisce anche dei fondi e deve essere individuato. Cioè io non è che oggi posso fondare un'amministrazione e dire che si chiama esattamente come la Guardia di Finanza. Se è un'azienda c'è un profitto, mi scusi. No, se è una pubblica amministrazione non c'è nessun profitto. Il profitto è anche un valore aggiunto che non è per forza di cose monetarie. Il valore aggiunto che danno le aziende pubbliche è anche il servizio che rendono alla parte. Allora mi scusi, se c'è un profitto, questo profitto va al popolo. Certo. E dov'è questo profitto? Il profitto è la sicurezza che noi produciamo tutti i giorni. Quello non è un profitto, quello è il servizio. Non è un profitto, infatti. Quello è il servizio, non è un profitto. Il profitto è... È valore. Bravissimo. Bravissimo. Fino a che è valore, allora parliamo la stessa lingua. Se parliamo di valuta, parliamo di aziende private. Chiaro, la gestione della valuta è una funzione che viene data dallo Stato a queste organizzazioni al suo posto. Quindi... Scusi, andiamo a guardare il Ministero del Tesoro. L'ente pubblico gestisce denaro pubblico. Ah, no, mi scusi, la Banca d'Italia non è pubblica, è privata. Abbia pazienza, non ci raccontiamo le cose. La Banca d'Italia è stata privatizzata. Allora, di che cosa stiamo parlando? Le scuole sono private. Le scuole? Le aziende sanitarie locali, azienda. Le scuole però gestiscono, sono aziende pubbliche. Non sono pubbliche, allora dovrebbero fare profitto, giusto? Ma lo fanno generando valore. Ma... Generando valore, perché è l'istruzione in quel caso, che è la sanità. No, la sanità. Cerchiamo il Ministero di Economia e Finanze? Non ho bisogno di cercare altro. Perché lo sa benissimo di che cosa sto parlando. Io ho capito benissimo. Non ha capito, lo sa di che cosa sta parlando. Stiamo parlando. Il problema è che purtroppo non posso avere udienza con il signor Ministro. Non mi dà un'udienza, è una convocazione. Quello che è convocato ad udienza. Purtroppo non si può fare, perché non è assolutamente possibile. Mi è stato anche detto dai suoi organi di Stato che non si può oggi incontrare il signor Ministro. Oggi? Dobbiamo tornare domani? Non c'è. Dobbiamo tornare anche dopodomani? E anche dopodomani? Ma loro ci hanno da fare. Ci abbiamo da fare tutti. Appunto, anche noi ci abbiamo da fare. Ci abbiamo da mettere a posto un casino. E il casino parte da qui. Mi spiace, non credo che ci troverà tanto tranquilli nell'andare e no, non tornare. Lo capisco benissimo, cerchiamo tutti di convivere pacificamente. Non cerchiamo tutti di convivere pacificamente. No, ma non stiamo parlando di pacificamente, stiamo parlando di schiavitù. Non c'è l'articolo 600 che dice che la schiavitù non... Sai che non ci fanno fare denunce per questo? Dice che è stata abolita la schiavitù. Noi abbiamo le prove che non è così, cosa fa? Indaga adesso? Ma il caporalato esiste.
Che cosa significa? Il caporalato è un reato. Il caporalato. Oggi in Italia. Quello può essere nel servizio militare il caporalato, che ci dice? Stiamo parlando di riduzione in schiavitù su mercati internazionali. Stiamo parlando di compravendita di merce che si chiama uomini, bambini, stiamo parlando di adrenocromo, stiamo parlando di mangiarseli i bambini. Non so se le sa queste cose, sì, che le sa. Ne ho sentito parlare. Bene, allora che cosa fa? Da uomo vivo, che cosa fate? Scusate. Va bene così? Giusto. Siccome ne ho sentito parlare da un'altra parte, allora non mi guarda, giusto? Noi torneremo miliardi di volte, qui non ci spostiamo da qua. Pacifici, tranquilli come adesso, vi teniamo qua tutto il giorno, mi dispiace di farvi perdere tempo. No, se fosse un onore, se fosse un lavoro. Non parliamo mai di perdere di tempo. Comunque, sappi, non ti ha confutato niente. Però. Niente è confutato, niente. Perché la verità non può confutarla. Spigna, stavo facendo fare una brutta... un brutto momento a questo lavoro. Lo so, ma pensi pensa quando sì, ti portano via le case. Sì, d'accordo. Con la finanza, i carabinieri, i vigili. Siamo dipendenti statali. Di un'azienda privata. Ma non possiamo essere empatici per ogni cosa. Noi andiamo alle manifestazioni pro-palestine, andiamo alle manifestazioni degli studenti, andiamo con gli ultras, andiamo con tutti. Ogni volta noi dobbiamo parlare con voi perché siamo un popolo democratico e noi cerchiamo sempre di evitare qualunque tipo di conflitto. Ma non possiamo essere empatici, non può pensare di convincerci. Ma lui lo sa, non stiamo parlando di empatia, lui lo sa benissimo. Come noi siamo proprio gli ultimi. E allora che cosa, secondo te? Secondo non mi ricordo come ti chiami. Noi siamo Luca. Luca, siamo pure tutti Luca si chiamano. La domanda è falso, No, io ci credo, No, perché ti chiamano. Però non può pretendere che noi siamo empatici o che rispondiamo. Allora, posso chiedervi una cosa? Che cosa dobbiamo fare secondo voi? No, protestare come state facendo. No, non stiamo protestando. Comunque abbiamo una sentenza delle manifestazioni che poi dobbiamo chiedere il permesso alla Italy Republic of per fare manifestazioni. Ma non esiste. No, voi non chiedete permesso, voi preavvisate. Come abbiamo nessuno, fatto? Esatto. Okay. Sì. Però voi come ci considerate una manifestazione? Ma giusto, sta, Luca? Ma questa è dammi del tu, è però, proforma. Che cioè, lei è un proforma, andata per via. Noi è una manifestazione di idee, ci sono le manifestazioni sportive. Ma la mia domanda poi è... ci stare la sostanza, lascia stare la sostanza. A chi devo denunciare io questo abuso? Non a noi. Non a voi che siete la guardia... tutto il giorno, voi state qui fino alle 8. Ma allora a chi lo dobbiamo fare? Fate capire. Però no, non siamo allora i tribunali sono collusi. Ma sì, ma non siamo. Non so di diritto, so di fatto. Noi non possiamo neanche manifestare una simpatia per le vostre idee. Non possiamo mai perché sennò perdete il lavoro. No, non possiamo farlo ogni volta che facciamo una manifestazione. Saremo dei pazzi se ogni volta che facciamo una allora il punto è. Sì, ma voi interparte cosa significa? Significa che voi nell'esercizio della vostra funzione di pubblici ufficiali, voi se vedete un reato dovete intervenire. E allora non perché non formalizzato? Adesso lasciamo stare. Questa quante denunce vuoi, Luca? Ma alle procure, alle questure. Sì, non è che io la posso, non ti posso arrestare perché non mi vuoi arrestare, non ho fatto non niente. Non sono conformi, no, assolutamente. Ma non è un'idea, io ti sto portando le prove. Sì, d'accordo, ma vanno presentate nelle dove? Sedi competenti, cioè, tipo qua. Ah, e gliele abbiamo portate. Non a questo non è un ragazzo, è un uomo. Sì, ma noi gliele abbiamo già date le prove, sì, questi dal 2020. Noi che possiamo risolvere il vostro problema, noi stiamo qui con voi tutto il tempo. Okay. Se viene qualcuno a rompervi le scatole, state a vedere con noi, perché voi state legittimamente manifestando una vostra idea. No. Le vostre verità. Ma non sono le nostre, pretendere... sono anche le tue. Sì, sono le tue. Ma non puoi pretendere empatia o condizionamente. Ma io la vedo già empatia, posso... quindi non è che la pretendo, la vedo, se no non c'è. Non è ufficiale. Non è? Non è. L'empatia io la vedo. Però io capisco tutto, però lei ci faccia un discorso per portare. Noi dobbiamo pensarla come lei, la qualsiasi no. Persona con la quale. Okay, io quindi... sto chiedendo a te come pubblico ufficiale di indagare su quello che ho detto. Però le ha detto che funziona così, si presenta una denuncia. L'ho fatto, okay, l'abbiamo fatto. Procura, ma c'è e la spengono. Ok, però lei. Io le dico così, lei dice però lei è un pubblico ufficiale, però è previsto così dalla legge. Allora la domanda è. No, io faccio una denuncia in procura. Dove? Proprio a quella procura che sto denunciando. Ho capito, ma che cosa vuole da noi? Ma da noi? No, come l'aiutiamo noi? Vado un procura e tiro giù il procuratore. No, dica lei. Come vuole che faccia? Lo arresti. Ma no, non lo posso fare. Sì che lo puoi fare. Non lo posso fare. Lo posso fare pure io. Ma secondo la legge fare. Italiana lo posso fare pure io.
Lo posso fare secondo la legge italiana? Noi di reato. Beh, riduzione schiavitù mi pare il più alto di tutti di reato, no? Ora, riduzione schiavitù, sinceramente non ricordo. Allora, a memoria, articolo 600 può restare in flagranza di impegno per scalare la montagna, no, non è posso chiedere aiuto a lei una volta, due volte, bravo, a te te lo consegno, a me, tu che fai? Io poi rispondo comunque alla procura, quindi il cerchio lo vedete? Secondo lei il cerchio comunque è viziato da questa cosa, giusto? No, c'è un conflitto di interessi grandi come una casa. Però lei ci vuole portare alla sua idea, il collega le dice come noi viviamo la nostra attività lavorativa che è prevista dalla procura, lei ci vuole portare al suo pensiero. Ok, allora se le dico che io non la penso come lei, vengo contro di lei, no, è un mio modo di pensare. Perfetto, okay. Fino a che parliamo di pensiero, okay. Quando io ho le prove di un reato e io le sto dicendo, però come l'ha sei un militare, non è a me che le deve presentare. Ok, allora domanda. Però lei non le sta bene la risposta che le do. Lei si vuole sentire. L'ho già fatto. No, ti sto dicendo che l'ho già fatto. Ok, quindi non basta, si deve fare cosa? Altro. Cosa? Ditecelo altro, voi. Fare altre denunce, faccio altri risposti, faccio altre parti. L'abbiamo fatta a questure, quante io te pare? Ovviamente le consiglierei di farsi consigliare da un procuratore speciale, quindi un avvocato, però visto che lei è pubblico notaio, pubblico ufficiale, questo non lo fa, giusto? No. Vede? Perché dall'avvocato ci va la finzione giuridica.